Riprendiamo quanto abbiamo lasciato l'anno scorso e, visto che siamo fermati alla parabola, riprendiamo dalla parabola nel campo cartesiano. La rivediamo, facciamo qualche esercizio di impasto. Okay. La parabola è un tipo di conica. È una sezione conica, la curva che si ottiene tagliando un cono con un piano. E la sua proprietà geometrica è la seguente. Se prendo un punto nel piano, che chiamo fuoco, e una retta che chiamo direttrice, la parabola è l'insieme dei punti P nel piano tale che la distanza di P dal fuoco è la stessa di P dalla direttrice. Qui l'ho disegnato un po' troppo vicino. Se metto insieme tutti i punti del piano dove la distanza dal fuoco della direttrice è la stessa, ottengo una curvatura di B. Una curva aperta. E è simmetrica, cioè la sua immagine ottenuta per simmetria assiale rispetto alla retta che passa per il fuoco del perpendicolare alla direttrice. Questa retta è asse di simmetria per la parabola. Se fatto la simmetria speculare, la curva va a finire in se stessa. Quello è il nome di asse della parabola. Okay. L'ho disegnata inclinata perché a priori l'asse può essere una retta qualsiasi, la direttrice può essere una retta qualsiasi, può essere un punto qualsiasi. Nel piano cartesiano consideriamo normalmente, alcune volte prenderemo le parabole che hanno l'asse parallelo all'asse delle ordinate, l'asse verticale. E quindi hanno una forma di questo tipo. La parabola è questo, è il suo asse. La parabola ha alcuni punti notevoli, cioè punti particolarmente utili per poter disegnare. In particolare i punti in cui la parabola incontra l'asse delle x, chiamiamoli A e B, quelli che hanno ordinata nulla. Quindi hanno ordinata 0 e ascissa x1 x2. Quella che ottenete richiedendo che l'ordinato sia qui. Poi vediamo come si calcola. Un altro punto speciale è il punto qui viene vicino ad A, che si chiama C grande, il punto in cui la parabola intersca l'asse verticale. C ha coordinate 0 per la x
è un numero più piccolo che è l'ordinata, non riesci a nulla. E poi ancora un altro punto speciale è in azzurro, questo che è il vertice, punto di intersezione tra la parabola e il suo asse. Poi nella verità c'è anche il simmetrico C'è primo, quello che sta dalla parte opposta, simmetricamente opposta rispetto all'asse. Quindi se ci va bene abbiamo 5, 4, 5 punti per disegnare la parola oltre all'asse. Posso girare pagina? I punti che abbiamo appena visto hanno coordinate che dipendono da qual è l'equazione della parabola. L'equazione di una curva è, descrive analiticamente il legame tra le coordinate x e y dei punti che formano la curva stessa. Se pensate alla parabola di prima, per ogni x avete un solo y, in modo tale che il punto appartenga alla parabola. Ok? Data la x del punto che appartiene sulla parabola, che è la sua ordinata, hanno quindi un legame formale. Di che tipo è? Per la parabola, l'equazione della parabola con asse verticale è come quella che ho disegnato nel foglio precedente, è y uguale al trinomio di secondo grado a x seconda più x più c. I parametri a piccolo, b piccolo, c piccolo caratterizzano la parabola, cioè sono quelli che ne determinano la posizione del grafico nel piano. Possono essere numeri oppure non essere specificati, in quel caso avete una famiglia di parabole o un fascio di parabole per essere più esatto. Il parametro A si chiama concavità. E fissa quando la parabola è aperta. Più grande è A, più la parabola è chiusa. Se A fosse 0, la parabola diventa una retta. Okay. Se è positivo, la concavità è rivolta verso l'alto, come nel grafico di prima, la parabola è una U. Se è negativa è rivolta verso il basso, cioè verso la direzione negativa dell'asse delle y. Okay. Il parametro b in relazione al segno di a determina la posizione del vertice o asse. Se A e B sono concordi, cioè se hanno lo stesso segno, l'asse, quindi il vertice della parabola, si trova nel semipiano delle x negative. Se A e B sono discordi, se hanno un segno opposto, segno diverso, l'asse, quindi il vertice, si trova nel semipiano delle x positive. Mentre C determina il punto in cui la parabola taglia o intercetta l'asse delle ordinate.
Possiamo vedere il piano di istante. A farvi vedere questo con GeoGebra e inseriamo l'equazione di una parabola, ma facendo in modo di poter variare a, b e c. Per introdurre un parametro variabile mi serve uno slider, un cursore. Primo lo chiamo A, d'accordo, è un numero, tra meno 5 e 5 mi va bene, GeoGebra mi propone A uguale a 1, poi posso spostarlo cambiando il valore. Secondo, fatalmente lo chiama B, anche questo è un numero, tra meno 5 e 5, d'accordo, e infine mettiamo C. Se non cambio, adesso GeoGebra ha acquisito tre parametri, A, B, C, tutti e tre che valgono 1. Quindi, se inserisco l'equazione della parabola y uguale ad ax alla seconda più bx più c, senza specificare altro, lui in realtà mi fa il grafico di y uguale a x alla seconda più x più 1, perché A, B e C valgono tutti e tre 1. Ok? In questo caso che parabola avrò? La concavità sarà verso l'alto o verso il basso? Verso l'alto perché A vale 1, è positivo. L'asse sta nel segno piano, positivo o negativo delle x? No, perché A e C sono concordi, A e B sono concordi. Sta nel segno piano negativo. E taglia l'asse verticale nel punto 0, 1. Andiamo a inserirla. Vediamo se la tastiera funziona. Y uguale verso uguale, ecco, A per x alla seconda più b per x più c. Vedete, passa per 1, 1, concavità verso l'alto, vertice dall'altra parte. Se cambio A, la parabola cambia di apertura. Se A è nullo, vediamo se riesco a farlo diventare 0, diventa una retta. All'interno di secondo grado. Più A è piccolo, meno la parabola è chiusa, più è aperta. D'accordo? Se A è grande, si vede sempre. Ok? Facciamo lo 1. B, fissato A, B posiziona l'asse o il vertice, quindi se lo faccio diventare più positivo, il vertice si sposta più a sinistra. Se invece cambio di segno, il vertice va nel semipiano a destra di X. Fisso restando, siccome C non cambia, che passa per 0, 1. Ok? Se invece cambio il C, cosa succede secondo voi? Cambiando il C non cambia la concavità, che è angolo dopo, non cambia la posizione del vertice, perché B non cambia, ma la parabola scivola verticalmente e cambia solo il punto in cui interseca l'asse e le ordinate.
Quello è un altro parametro di importanza della parabola. Qual è per esempio la differenza tra questa parabola e questa? Prego. Nessuno vede nessuna differenza. Cioè, il fatto che anche nel sì, che questa, cioè quella con C uguale a, diciamo, ecco, meno 2, interseca l'asse delle X. Mentre quella con C, diciamo, 3. Allora, non taglia l'asse delle X. Quindi i famosi punti che abbiamo trovato prima e lì non ci sono. Che cos'è che distingue questi due casi che fanno in questo caso cambiare C? C'è un parametro che mi dice se la parabola interseca l'asse delle X o no? Vedi sui bianchi una lettera greca maiuscola che si pronuncia Z, il delta. Andiamo a definire il delta e farlo calcolare. Il delta che vale b alla seconda meno 4 per a per c. Qui il delta b alla seconda meno 3 alla seconda fa 9, meno 4 per 1 per 3 meno 12, il delta vale meno 3 ed è negativo, quindi la parabola non taglia l'asse delle x. Se cambio c, torniamo a dove era prima, meno 2, il delta diventa 17 e la parabola taglia, interseca l'asse delle x. Perché? Beh, perché data la funzione della parabola, per trovare per esempio i punti in cui interseca l'asse delle x, devo mettere dal sistema, prendo la posizione della parabola e la metto al sistema con l'asse delle x, che ha l'equazione y uguale a 0. Quindi devo trovare l'equazione con l'asse delle x. Risolvere questo sistema significa, per sostituzione, risolvere ax alla seconda più bx più c uguale a 0. E sappiamo che le soluzioni sono x1, 2, meno b più o meno radice di delta su 2 volte a con il delta, che vale b alla seconda meno 4 a c. Ecco il delta di prima. Se questo numerino è negativo, x1 e x2 non è calcolabile, perché comporta la radice di un numero negativo. Non che la parabola non sia disegnata, attenzione, ma non ha intersezioni con l'asse delle x. Altrimenti, se il delta è maggiore o uguale a 0, i due punti in cui la parabola interseca con l'asse delle x si chiamano a, i coordinati x1, 0, e b, i coordinati x2, 0. Se il delta è nullo, abbiamo visto cosa succede se è positivo, cosa succede se è negativo. Se è nullo, se è nullo, questa parte non c'è, e sia x1 che x2 valgono entrambi meno b su 2a, cioè questi due punti
coincidono. E la parabola è tangente all'asse dell'X. Vediamo se riusciamo a trovare un tipo di tangenza. E un po' di più. Mi servirebbe una regolazione più fine, ma in quel caso il punto di tangenza è lo stesso. Ok? A e B coincidono. Qui possiamo trovare A e B in modo più semplice, con la notazione tra la parabola e l'X, come se fosse il punto di A e B. Se lo cresce, questi non ci sono più, quindi non definito, perché il delta è negativo. Ok? Detto questo, se mi trovate con l'asse delle x, quella con l'asse delle y è più facile, perché comporta mettere al sistema la parabola con l'asse delle x, che è l'equazione x uguale a 0. È sufficiente sostituire la x, questo termine sparisce perché a per 0 fa 0, b per 0 fa 0, rimane c. Quindi il punto c grande, ordinato per 0, c. Ok? Vediamo ancora il vertice. Prima l'asse. L'asse della parabola è il punto rispetto al quale i punti della parabola sono simmetrici. A e B, avendo la stessa ordinata ed essendo l'asse verticale, sono necessariamente simmetrici rispetto alla scissa dell'asse, okay. La quale quindi, la scissa dell'asse, sarà la media tra questi due punti, il punto centrale. Ma se faccio la media, la parte col più e la parte col meno si cancella, perché più radice di delta meno radice di delta fa 0, quindi rimane meno b su 2a. Quindi l'equazione degli asse è x. E il vertice in quanto appartenente all'asse alla stessa scissa, e la sua ordinata la calcolo semplicemente sostituendo questo numero nell'equazione della parabola, perché l'asse e il vertice appartiene alla parabola, e ottengo il punto B della scissa meno B 2A e meno delta su 4A. Per essere proprio completi andiamo a vedere anche il punto C', cioè il simmetrico di C rispetto all'asse, è quello che ha la stessa ordinata di C e ha scissa doppia del vertice, perché questa distanza e questa distanza sono identiche, essendo C ad ascissa nulla, la scissa di C' è il doppio di quella del vertice. Quindi
C', se il metodo di C per la C ripeta è meno V su A e non 0, pardon, ma C. Esercizio. Disegna il grafico della parabola x è uguale a x alla seconda meno 3x più 2. È una parabola con l'asse verticale perché è del tipo che abbiamo appena visto. A vale 1, B vale meno 3 e C vale 2. Il vetto di conseguenza è B alla seconda, 9, meno 4 per 1 per 2 fa meno 8, è maggiore di 0. Quindi la parabola interseca l'asse delle x in due punti distinti. Adesso troviamo x1, 2, vale meno b, quindi 3, più o meno la radice di delta 1 diviso 2a, 2. Quindi col più 4 diviso 2, 2, col meno 2 diviso 2. I due punti sono A di coordinate 1, 0 e B di coordinate 2, 0. L'asse della parabola, la equazione di x uguale a meno B 2A è meno meno 3 diviso 2, cioè 3. Quindi il vertice B ha ascissa 3 mezzi e ordinata meno delta, quindi meno 1, diviso 4A è 4, meno 1 quarto. C ha coordinate 0, C che era 2, e C' ha coordinata il doppio del vertice, quindi 3, che è l'ascissa, e ancora 2. Okay. A è già 1, B è 3, C meno 2, ecco, intersechiamo anche la parabola con l'asse. C da 2, facciamo l'equazione dell'asse, vediamo se riesco a trovarla. Qui la scrivo, x uguale meno b diviso 2
per A, il cambio denominatore, con questo gas. E intersechiamo l'asse con la parabola e abbiamo il vertice. Lo chiama D, noi lo chiamiamo D. Tre mezzi meno un quarto. Adesso andiamo a individuare C primo. Prendo il punto C, lo seleziono e ne faccio il simmetrico, vediamo, eccolo qua, simmetrico rispetto all'altro. 3, 2, il doppio del vertice e stessa scis ordinata di C. Quando mi chiedo di fare una parabola sul quaderno mi aspetto un grafico di questo tipo. Gli allenati di tanto. Ci sono domande? Non ci sono domande? Per l'esercizio a casa fatto questo. Se non ci sono domande ci fermiamo qua.